Ben ritrovate. Perché la donna dovrebbe continuare a fare il Pap test anche dopo aver tolto l'utero? E, ancora meglio, quando lo dovrebbe fare? La verità è che dalla nostra antica tradizione si considerava che una volta che una donna avesse tolto l'utero, incluso il collo dell'utero, non ci fossero più rischi di problemi tumorali nei in vagina. Oggi sappiamo in verità che c'è una condizione molto precisa che ci fa raccomandare di continuare a fare il Pap test anche dopo l'isterectomia, cioè aver rimosso l'utero nell'intero. Questa condizione è che l'indicazione, cioè il motivo per togliere l'utero, fosse una lesione precancerosa. Perché ovviamente se fosse cancerosa lo faremmo di default, causata dal papillomavirus, i cosiddetti CIN1, CIN2 o CIN3, che sono acronimi, cioè abbreviazioni del termine inglese neoplasia intraepiteriale di grado 1, 2 o 3, quello che in italiano chiamiamo displasia lieve, media o grave, prima della definizione CIN. Perché è raccomandabile continuare a fare il Pap test ed eventualmente anche il Lira-Pap anche dopo aver tolto l'utero e il collo dell'utero per un CIN? Dobbiamo sapere che quando noi contraiamo una infezione da papillomavirus, e in particolare da gruppi oncogeni, il 16 e il 18, che sono i più aggressivi di tutti dal punto di vista tumorale, ma anche altri gruppi meno clamorosamente aggressivi, ma comunque sempre oncogeni, noi abbiamo un'infezione che non riguarda solamente la piccola parte che aveva sviluppato la neoplasia intraepiteliale, ma in verità il virus ha attaccato miliardi di cellule. Ricordatevi che un centimetro cubo ha 1 miliardo di cellule. Bene, e le ha attaccate essendo un virus a DNA, cioè che usa lo stesso alfabeto del nostro codice genetico, ecco che il papillomavirus è entrato in tempi non sospetti in miliardi di cellule che noi abbiamo, quindi non solo il collo dell'utero, ma anche, attenzione, in vagina, oltre che nella vulva, se abbiamo avuto rapporti anali non protetti. Questi virus oncogeni possono attaccare, ricordiamoci, anche la mucosa anale ed eventualmente quella orale se abbiamo avuto rapporti orali. Restando sull'isterectomia, quindi noi togliamo l'utero, togliamo il collo dell'utero che ha le lesioni pre-tumorali CIN1, CIN2, CIN3, ma non dobbiamo dimenticare, che noi potremmo avere un virus attivo sulla cupola, cioè dopo che noi abbiamo tolto l'utero e ricucito la vagina, chiamiamo questa parte finale della vagina cupola vaginale. Noi possiamo avere delle lesioni causate oncogene da virus oncogeni e quindi a possibile evoluzione tumorale sulla cupola, dietro alla cupola o nei tessuti vicini. Ecco perché tutti gli oncologi del mondo raccomandano di fare il Pap test o il Vira-Pap anche dopo aver tolto completamente l'utero per una lesione pretumorale. Questo è particolarmente importante se l'utero è stato tolto per una lesione pretumorale, un adenocarcinoma, magari non da papillomavirus. In altre parole, non buttiamoci alle spalle e non ci penso più, ma ricordiamoci di continuare a farci seguire se le lesioni per le quali siamo state trattate chirurgicamente erano state causate da papillomavirus di tipo oncogeno. Autoprotezione, prima di tutto, per vivere sereni.